Sono con Davide Bennato, che è docente di sociologia dei nuovi media all'Università di Catania ed è uno dei sociologi dei nuovi media. Sociologia dei media digitali, esattamente, come un buon accademico mi ha puntualizzato questa cosa, ed è soprattutto uno dei più autorevoli sociologi del settore. E con lui vogliamo percorrere un po' di argomenti che oggi, i primi giorni di agosto, ci portiamo dietro da un po' di tempo e che sicuramente sosterranno tutta quest'estate e anche il prossimo autunno. E la prima domanda che ti voglio porre è: quali sono i compromessi che dobbiamo avere come cittadini digitali per sostenere la nostra fruizione di tecnologia? I compromessi sono tanti e sono tutti importanti, perché comunque impattano sul nostro essere contemporaneamente sia persone nel senso lato del termine che individui che interpretano dei ruoli. La società, diciamo così, di cui siamo figli fondamentalmente, la società del terziario avanzato, post-industriale, ognuno potrà mettere la definizione che meglio crede, ci ha insegnato fondamentalmente che noi interpretiamo ruoli diversi che esercitiamo in contesti diversi. Noi possiamo essere figli rispetto ai nostri genitori, padri rispetto ai nostri figli, colleghi rispetto al nostro mondo del lavoro e così via dicendo. E questo tipo di situazione ha sempre creato dei contesti specifici in cui esercitare i nostri ruoli. Internet e soprattutto i media digitali hanno fatto sì che ci fosse dei confini sovrapposti in cui noi possiamo esprimere la nostra identità contemporaneamente di figli, padri, colleghi e professionisti. Quindi ovviamente i media digitali, soprattutto i media legati ai social media, quindi al web partecipativo, proprio perché implicano una dimensione della partecipazione, fanno sì che noi dobbiamo saper negoziare il nostro ruolo sincrono, cioè il fatto che noi siamo persone che interpretano ruoli diversi, con diversi contesti relazionali. Questo è uno dei motivi, per esempio, classici di Facebook, no? Dato che su Facebook non è facilissimo distinguere a che tipo di pubblico stiamo rivolgendo, se il nostro se è pubblico, il nostro se è privato, è sempre difficile dire se adesso questa mia foto personale la posto oppure no. Quindi questo è uno dei grandi motivi che hanno portato, diciamo così, a negoziare la nostra identità nel momento in cui utilizziamo i media digitali. Poi c'è anche un altro aspetto, che è un aspetto molto importante, che è la dimensione valoriale. E ovviamente noi siamo frutto di valori e siamo anche portatori di valori, e questi valori, inteso nella fattispecie che tipo di identità noi vogliamo relazionarci con la nostra rete di contatti reali o appunto digitali, quindi persone che magari conosciamo solo attraverso il web, ci porta appunto a negoziare la nostra identità in maniera particolare, quindi in maniera più o meno riservata. Famosa la dimensione del fatto che alcune persone su Facebook fanno entrare solo gli amici dal proprio cerchio ristretto, o la dimensione allargata, cioè sono una persona che ha anche una controparte pubblica, quindi avere la sovrapposizione fra la rete relazionale vera e la rete relazionale stessa potrebbe anche non essere un problema. Però questi sono valori, cioè è il modo con cui noi ci relazioniamo rispetto al nostro essere persone che si relazionano con gli altri. La versione in piccolo di questa situazione è l'utilizzo dei telefoni cellulari. I telefoni cellulari sono il classico problema di come comportarci se è da spazio pubblico o da spazio privato. Ci arriva una telefonata intima e personale, ci troviamo in fila alla posta o dentro un'auto o dentro l'autobus o nei mezzi pubblici. La domanda è: come gestisco la telefonata rispetto allo spazio privato, che ovviamente la telefonata porta con sé, quindi la persona con cui ho un legame affettivo, oppure rispetto allo spazio pubblico, quindi mantenendo un certo aplombo ed eventualmente rimandando la possibilità di rispondere alle domande che arrivano tramite il cellulare in un altro contesto? Ovviamente questo dipende dai nostri valori. Se però la dimensione di pubblica è più forte, ovviamente cercheremo di rimandare in altro contesto quel tipo di telefonata, altrimenti come nuove generazioni è assolutamente indifferente il contesto, certo, in cui ci troviamo, e ci proiettiamo direttamente sul tipo di relazione che il cellulare ci porta. Beh, infatti questa è una cosa interessante, cioè i nativi digitali secondo te esistono veramente, sono una categoria sociologica oppure sono un'invenzione del marketing alla Steve Jobs? Beh, secondo me il nativo digitale suona molto interessante e soprattutto semplifica molto
un problema di profilo delle giovani generazioni, ma è assolutamente una costruzione fittizia. Cioè, dal mio punto di vista non esistono i nativi digitali. Cioè, va bene come termine, nel senso come termine metaforico, per dire coloro i quali sono nati trovandosi già immersi in un contesto digitale. Io vedo mia figlia che ha solo 2 anni, che riesce a, diciamo, di switchare dall'iPad al telefono in Android senza soluzione di continuità. Ma che questo porti con sé una diversa consapevolezza dell'utilizzo di questi strumenti, secondo me non è vero, perché non esistono i nativi digitali. Il digitale, come tutte le tecnologie, è una competenza. Come tutte le competenze, va coltivata e va perfezionata. L'esempio proprio che potrebbe sembrare che non c'entri nulla è l'esempio della scrittura, no? Noi siamo esseri sociali grazie anche alle possibilità che la scrittura diciamo, ci solleva come questione. Ma noi non nasciamo con la competenza della scrittura e della lettura. Noi passiamo tutta la vita a perfezionare, affinare, utilizzare le capacità di scrittura e di lettura. E se questo vale per una tecnologia cognitiva come quella del linguaggio e della scrittura, perché non dovrebbe essere la stessa cosa con le tecnologie dell'informazione, soprattutto a maggior ragione quelle che hanno a che fare con il digitale? Quindi, dal mio punto di vista, il termine è molto affascinante, come molti termini che vanno per la maggiore in alcuni contesti sociologici di marketing. Come l'utilizzo, per esempio, sovrabbondante in termini di liquidità, no? Dell'utilizzo del concetto di liquidità, qualunque cosa. Hanno senso in termine metaforico, cioè per descrivere un cambiamento strutturale con cui ci dobbiamo confrontare, ma prenderlo sul serio, no? Cioè prenderlo nel senso che il fatto che ci siano gli indigeni e che vivono in un contesto relazionale, quindi dei nativi di un contesto e degli altri che invece sono degli immigranti, secondo me è semplicemente una finzione. Ecco, hai usato il termine di immigrati digitali. Una delle tematiche che affronti, soprattutto nel tuo blog, che è Tecnoetica, ed è un blog molto interessante, da sfogliare, da leggere in profondità. Molto spesso ti poni la problematica, di capire qual è il contesto, ad esempio, di piattaforme come Twitter. Qual è il contesto che fa emergere anche problematiche che sono in superficie, che poi vengono approfondite in seguito? Il contesto sociologico che utilizzi è quello degli influencer, è quello degli portatori di opinione e poi tutto il pubblico che segue e che in qualche modo diventa il follower vero della piattaforma di Twitter. Su questo tu hai fatto degli studi interessanti in ambito accademico e hai tirato fuori anche delle teorie tue. Ci vuoi parlare di questo? Diciamo che le sto perfezionando perché, ovviamente, come spesso capita, i media digitali hanno fatto quello che fanno diciamo, cioè la nuova generazione di mezzi di comunicazione nel momento in cui appaiono. Rielaborano categorie preesistenti, ne fanno saltare alcune e riprendono invece categorie che già esistono. Quindi, ancora anch'io ho bisogno di capire in dettaglio questo tipo di meccanismo. Però, dal punto di vista degli studi che sto facendo, soprattutto di eventi legati a Twitter, quindi analizzare l'esplosione di un hashtag o comunque un evento mediale televisivo riprodotto attraverso i mezzi di comunicazione, oppure uno dei primi studi a cui sono più legato è la morte di Michael Jackson, perché mi sembrava molto interessante studiare attraverso le opportunità che Twitter mette a disposizione la morte di una grande icona pop come quella di Michael Jackson. Mi hanno fatto capire che la tendenza attuale è duplice, no? Da una parte ci sono i meccanismi di circolazione dell'informazione a reti di reti, quella che una volta si chiamava il meccanismo della leadership d'opinione, no? Degli opinion leader, che in questi ultimi anni si è trasformata in non solo un leader d'opinione, ma più leader d'opinione che si coinfluenzano. Infatti, nelle scienze sociali il termine che si preferisce negli ultimi tempi è influencer più che opinion leader. Poi c'è un altro settore, quella che viene chiamata la peer pressure, cioè la pressione fra pari, perché c'è un altro meccanismo studiato tra l'altro in un recente articolo pubblicato da Nature, in cui le persone subiscono molto le scelte che fanno altre persone che loro percepiscono come loro pari. Il che è un paradosso, nel senso che non è necessario che siano persone che fanno parte della mia rete di contatti.
L'importante è che io le percepisco come persone che fanno riferimento al mio mondo, quindi al mio mondo professionale, relazionale, ma anche alla mia geografia, quindi al mio mondo dal punto di vista del mio quartiere, della mia città. E io subisco l'influenza delle scelte di queste persone. Una volta questo tipo di problema non c'era, mi semplice fatto che io non sapevo cosa aveva fatto il mio vicino di casa o la persona che come me fa lo mio stesso lavoro. Adesso invece, grazie ai social media, con cui c'è questa dimensione fatica, cioè del dire io esisto, faccio queste cose, ho fatto questa scelta, eccetera, eccetera, si esercita una vera e propria, appunto, quella che viene chiamata la peer pressure, cioè la pressione fra pari, fra persone che io considero come miei pari e che ovviamente mi fanno rinegoziare quelle che potrebbero essere le mie scelte quando io non avessi questo tipo di informazioni. Ecco, ma questo non può portare come conseguenza un appiattimento del proprio sentire, una sorta di atteggiamento legato appunto al conformismo? Cioè il problema del gregarismo, il classico problema che si ha nelle scienze sociali. In realtà negli ultimi tempi i social media hanno una cosa di buono, quello che portano a radicalizzare le proprie posizioni, cioè quello che viene chiamato la polarizzazione. È un fenomeno, per esempio, tipico che viene stato studiato più volte, anche se in alcuni contesti con critica, nell'ambito per esempio dell'espressione della politica, no? Quando i blog politici, quelli di sinistra e quelli di destra, se tendono a polarizzare la propria opinione, tendono a negoziare. Come spesso capita, è sempre una questione di valori, anche in questo caso. Di solito i modelli a cui noi facciamo riferimento nell'ambito della peer pressure sono tre, che è il modello o del gregarismo puro, oppure cioè io faccio effettivamente mi sento coinvolto nel fare quello che fanno gli altri, o dell'anticonformismo puro, cioè mi comporto in maniera diversa, comunque radicalizzo le mie opinioni proprio perché la massa che io percepisco come bassa si comporta in questo modo, oppure un modello più negoziale, cioè preferisco vedere se la mia posizione è contigua o è in continuità o in difformità col contesto generale. Ovviamente questo tipo di reazione però è molto legato a due fattori, che sono il fattore emotivo, quindi che tipo di reazione emotiva mi importa un certo tipo di decisione, oppure un fattore molto spesso legato all'alfabetizzazione in senso lato, cioè la capacità che ho io di avere la consapevolezza che sta accadendo qualcosa, che c'è un atteggiamento di gregario, io posso o reagire in maniera anticonformista o tranquillamente reagire in maniera conforme a ciò che sta accadendo. Quindi in realtà, come spesso capita, il modello potrebbe essere quello del gregarismo, non la peer pressure. In realtà la peer pressure fa capire che molto spesso noi per partito preso possiamo anche fare il bastian contrario.